Riprendiamo la trattazione sui numeri reali che già in realtà avevamo introdotto la scorsa volta e ripetiamo un po', infatti queste prime cose saranno una breve ripetizione. Quindi, quali sono i numeri reali? Vi ricordate, sono tutti numeri che possono essere sia razionali che irrazionali. I razionali, abbiamo visto, a loro volta possono essere quindi non solo ovviamente le frazioni, ma anche tutti i numeri interi, positivi e negativi che siano. Quindi negli irrazionali, quindi chiaramente l'elemento aggiuntivo con i numeri reali rispetto a quelli che già conosciamo, no? Gli interi, i razionali sono gli irrazionali. Beh, lo dice la parola stessa, se per razionale intendiamo tutti i numeri esprimibili come una frazione, ricordate, anche 3 è un numero razionale perché può essere scritto come 3 fratto 1, 6 fratto 2, tutte le sue frazioni equivalenti. Gli irrazionali quali sono? Sono tutti numeri non esprimibili come una frazione, cioè quando abbiamo davanti un numero irrazionale, abbiamo visto i due più famosi numeri irrazionali, vi ricordate il numero di pi greco e il numero di Nepero, ma chiaramente ce ne stanno un'infinità. Quindi questi sono i numeri un po' più, come dire, i primi che anche, immaginate proprio al numero a pi greco, no? Già con la geometria che uno fa alle scuole medie. Quando inizi a fare la circonferenza, il cerchio, quindi con il perimetro, l'area dove appare il pi greco. Ma dicevamo già l'altra volta, un po' tutti i numeri, diciamo, un po' tutte le radici quadrate, ma non solo, pure stanno anche altre radici, ma per dire i primi esempi, di numeri che non siano quadrati perfetti, cioè è chiaro che radice di 4 non lo posso vedere come un irrazionale, perché se vado a svolgere quella radice mi viene 2, radice di 9, insomma i quadrati perfetti sono tutti quelli, 4, 9, 16, 25, 36, cioè sono il quadrato di un numero intero in poche parole. Quindi tolti quelli, ma già vedete qua metti i primi, radice di 2, radice di 3, radice di 5 e via discorrendo. E notate, giustamente, essendo un numero irrazionale, perché noi abbiamo visto anche i numeri illimitati, ma periodici, che sono tutti numeri razionali, cioè tutti i numeri periodici li possiamo scrivere come una frazione, va bene? Invece qui notate appaiono i puntini sospensivi, cioè come a dire che ci saranno un'infinità di cifre che non si ripetono, ok? Quindi non solo sono illimitati, ma aperiodici, quindi non periodici. E questi sono chiaramente numeri fatti così, numeri razionali. Vedete anche qui una sorta di rappresentazione un po' molto semplificata, dice i numeri reali racchiudono in sé i numeri razionali, i numeri irrazionali. E come viene indicato l'insieme dei numeri re reali, che poi è quello che negli anni pure utilizzeremo di più, pensate a quando facciamo una rappresentazione cartesiana, quindi un grafico, sia il dominio che il codominio che andremo a usare saranno sempre numeri reali, cioè come dire tutti i numeri, non staremo lì a distinguere se sono razionali o non razionali. Beh, avendo a che fare quindi con numeri che sono illimitati, però non periodici, perché se fossero periodici potremmo scrivere come una frazione, è chiaro che tutte le rappresentazioni che ne facciamo sono delle approssimazioni, no? Pi greco, non è che ci mettiamo a scrivere chissà quante cifre, 3,14 per noi è pi greco, ma è evidente come pure qui, no? Vedete con i puntini sospensivi, proprio già mettere la terza cifra decimale già è, come dire, non è una cosa usuale. Quindi è chiaro che di quei numeri, in qualche maniera ci accontentiamo di una loro approssimazione, no? Radice di 2 che è circa 1,41. Quindi chiaramente l'approssimazione come può essere? Cioè quando si approssima un numero può essere per difetto o per eccesso. Qua fa proprio l'esempio, vedete il pi greco sotto, no? 3,1415, no?
nell'andare a mettere, vedete, solo il 3,14, di cui pure vi accennavo prima, è chiaro che sta facendo un'approssimazione per difetto, però chiariamo meglio sta cosa. Dicevamo, nel scrivere 3,14 un'approssimazione per difetto, perché? Perché vedete, si va a vedere poi dalla parte in cui vogliamo approssimare quali sono le cifre che si presentano. Qui si presenta 1 se vogliamo 15, ok? Se ne prendiamo 1 è come se vediamo se è da 0 a 5 o da 6 a 9 poi, ok? Quindi il 15 chiaramente è come fosse da 0 a 49 o 50, infatti qua chiaramente la linea di confine, infatti pure da 0 a 4 a volte è, e poi qua da 5 a 9. Perché se la cifra che si presenta è tra 0 e 4 approssimiamo per difetto, ok? Per dire se pi greco fosse stato così, per capirci, ho un altro numero, eh? 1, 4, per esempio 6. Ok? Beh, qui l'approssimazione che avremmo fatto se ci volevamo portare due cifre decimali davanti e quindi scriverne solo due, quale sarebbe stata? Mettendo, vedete, questo simbolo che dice approssimare, 3,15 adesso. Perché? Vedete, questo 6, cioè come se quel 46 lo avremmo approssimato per eccesso adesso, ok? Perché vedevamo una cifra maggiore. Quindi, insomma, questo è un po' quello che facciamo ripartire la presentazione. Vedete, quando noi andiamo a scrivere il numero, quindi minore di quello che abbiamo, stiamo facendo un'approssimazione per difetto. Invece, per eccesso, per dire dove viene fatta, se io ho 3,89, no, è chiaro che mi viene da approssimare a 3,9, ok? Oppure, insomma, chiaramente approssimazione pure 3,81, potrei comunque approssimare a 3,9 perché stiamo, no, con la cifra 8, 81, quindi approssimata a 90 se vogliamo, ok? Quindi è chiaro che con i numeri irrazionali un'approssimazione è obbligatoria. Mo potremmo, vi ricordate l'altra volta, vedemmo un po' le prime che erano 10.000 cifre, sia di pi greco che del numero di Nepero, ma le abbiamo solo viste perché chiaramente non ce ne ricordiamo manco una. È chiaro che però se diciamo voglio portarmi avanti 5 cifre decimali, inizio a prendere le prime 4 esatte, la quinta devo approssimare, ok? Cioè come prima, no? Se appare un 1 approssimo per difetto, se appare già un 6, un 7, un 9 potrei approssimare per eccesso. Questo è un po' l'idea delle approssimazioni. Vedete pure qui, per esempio, dice approssimata per eccesso radice 5, vedete 2,23. Beh, essendo poi, insomma, che dice voglio fare una, cioè avrebbe potuto approssimare per difetto e dire 2,2 e basta, no? Invece il 23 è diventato approssimato per eccesso a 24, ok? Questo è un po' l'idea. Chiaramente quando si fanno delle approssimazioni, no, si fanno degli arrotondamenti, infatti quello che dicevo prima, se la prima cifra che trascuriamo, qua riassumo un po' le cose che abbiamo detto, è maggiore o uguale di 5, quindi come ho messo prima, da 0 a 4 o da 5 a 9. Quindi maggiore o uguale di 5, facciamo un'approssimazione per eccesso, quindi qua stiamo da 5 a 9. Se invece è minore di 5, quindi qua mo dipende se c'è il 4, se prendo poi il secondo blocco fino a 49 per capirci, no? E quindi facciamo un'approssimazione solitamente per difetto, ok? Confermando, vedete, l'ultima cifra considerata, e qua fa pure un esempio, no? Se vogliamo approssimare, no, vabbè, qua è 3.000, chiaramente l'approssimazione, anzi è meglio che è uscito questo esempio, non è detto che sia solo con i numeri decimali, può essere anche per gli interi, cioè se io, come dire, ho 10.021, è chiaro che potrei approssimare per difetto a 10.000, no? Stiamo lì. Dimmi.
Vedete, invece, quindi anche per un numero che può essere tranquillamente un intero, c'è questa idea dell'approssimazione, cioè, anzi, ma lo vedremo tra un attimo, l'idea dell'ordine di grandezza. E quindi l'arrotondamento, per esempio in questo caso, la radice di 8, che sarebbe 2,8284 e via discorrendo, però per esempio se voglio approssimare, no, a questa terza cifra decimale, quindi qua i decimi, i centesimi, i millesimi, quest'8 ci potrebbe, vedete, il 28, no, l'8, come dire, lo arrotondo come se arrivasse a quello successivo e quindi il 28 lo arrotondo a 30, no, in questo caso, e quindi scatta, cioè l'aumenta, vedete, 2 di 1, quindi il 2 diventa 3, insomma. In questo caso, quindi, è chiaro che ho fatto un'approssimazione per eccesso. Va bene, la cosa appunto che dicevo dell'ordine di grandezza. Questa per esempio è una cosa che poi al terzo anno, pure quando faremo fisica, ci potrà aiutare, ci potrà, come dire, essere d'aiuto quando andremo a parlare di misure, di una qualunque cosa che andremo a misurare appunto anche nei laboratori. E che cos'è l'ordine di grandezza? Cioè, vabbè, qui diciamo c'è un concetto che ancora non abbiamo fatto, quello della notazione scientifica, che farete prima in chimica e in biologia, quindi quando al terzo anno faremo fisica già l'avrete fatto. Dove, racchiudo proprio molto velocemente, si porta tutto in potenza di 10, ok? Mo che sia una potenza in negativo, come vedete questi numeri qui, tipo 10 alla meno 9, quindi sono numeri molto piccoli, o in potenza invece con, vedete, il 5, quindi 10 alla 5 è un ordine di grandezza di che cosa? Di 10 alla 5, cioè di 10, no, di 100.000, perché è 1 con 5 zeri, va bene? Praticamente l'ordine di grandezza ci dà un po' l'idea, come diciamo prima, no? 10.021, il suo ordine di grandezza è 10 alla 4, no? Perché 10.000 è 10 alla 4, ok? Cioè non ci dà il numero preciso, ok? Ma ci dà più o meno, come dire, dove collocare quei numeri. E qua vedete, per esempio, se il numero in notazione scientifica venisse scritto come 1,4 per 10 alla meno 9, l'ordine di grandezza è 10 alla meno 9, ma anche per darvi un'idea, se il numero fosse stato 9 per 10 alla meno 9, l'ordine di grandezza sarebbe stato sempre quello. Quindi è chiaro che è una forchetta abbastanza ampia, ok? Stessa cosa per i numeri grandi, quindi non solo per i numeri piccoli, cioè 2,1 per 10 alla quinta ha ordine di grandezza 10 alla quinta, ma anche qui 9,3 per 10 alla quinta, quindi parliamo per 100.000, no? Quindi 900.000, cioè o 900.000 o 200.000, più o meno quant'è questo, l'ordine di grandezza comunque sarebbe 10 alla quinta. Ecco perché dicevo, non ci dà un numero preciso, non è come l'arrotondamento, che tu stai lì vicino al numero, stai solo arrotondando una cifra decimale, mo nelle decine, nelle centinaia o nelle migliaia. Invece l'ordine di grandezza è solo per avere un'idea, no? Ma se ci fate caso anche nel linguaggio parlato, cioè come dire, devo comprare un oggetto, dice sì, più o meno quanto costa, non voglio sapere se costa 100 euro o 200, capito? Potremmo dire l'ordine di grandezza di 10 alla 2, cioè qualche centinaio d'euro, ma può essere 100 o 400, capito? Che lo so che cambia molto, no? Il triplo, il quadruplo. Però ci dà l'idea che è dell'ordine delle centinaia di euro, no? Cosa diversa è dell'ordine di migliaia di euro, 10 migliaia o via discorrendo. Quindi questo è un po' il concetto dell'ordine di grandezza.